Sto girando l'Italia, ieri insieme ad Arturo Scotto abbiamo aperto la sede di Scampia, che è un posto importante in una città come Napoli. Oggi sono felicissimo di essere qui nel cuore di una delle città più importanti per il centro-sinistra e per la storia della sinistra in questo paese. Io provo a dire nel modo più semplice possibile perché è nato Articolo 1, quali sono le ragioni di fondo che ci hanno portato fin qui. Io continuo a pensare che siano ragioni di carattere globale, mondiale, e cioè il fatto che noi dobbiamo provare a dare risposta ad un grande paradosso di questo tempo. Pensateci per un istante, la sinistra e il centrosinistra sono nati per battersi contro le diseguaglianze, sono nati per dare più opportunità a tutti, sono nati perché credevano nella giustizia sociale, si battevano contro un mondo che appariva ingiusto. E questo tempo che viviamo, questa stagione, questo mondo di oggi, è forse il mondo più diseguale che sia mai esistito. 8 persone nel mondo, solo 8 persone nel mondo, hanno la stessa ricchezza della metà più povera del pianeta. È una cosa terrificante per persone e per mondi che si sentono di centrosinistra. Eppure, nonostante la drammaticità di questa fase, in giro per il mondo il centrosinistra sembra debole, sembra essere senza parole, non ha un discorso, non è capace di offrire un orizzonte a centinaia di migliaia di persone che chiedono uguaglianza, diritti, giustizia sociale. E l'uomo che sembra invece essere più forte, più radicale, che sembra avere parole più spinte contro questo mondo ingiusto, non è proprio un uomo di sinistra, ma è Papa Francesco, il nostro pontefice. E quindi perché nasce Articolo 1? Qual è la ragione di fondo? È dentro una ricerca mondiale per provare a riportare la sinistra dove la sinistra deve stare, per provare a rimettere il treno sui binari e per provare a finalmente riaffermare alcuni valori di fondo che fanno parte delle nostre storie. Perché in Italia o altrove centinaia di migliaia di persone hanno aderito ai grandi partiti della sinistra? Perché? Perché volevano una società più giusta. E invece col passare degli anni il centrosinistra ha perso questa caratteristica, è apparso soprattutto negli ultimi anni come amico di chi vince, amico di chi ce l'ha fatta, amico di chi dentro la globalizzazione ha vinto, non amico di chi dentro la globalizzazione ha perso. E io penso che questo sia il punto di fondo. Noi in Italia siamo sembrati amici di Marchionne e di Briatore e mai amici di chi lavora in una fabbrica o di chi vive in una periferia. E questo è avvenuto in Italia, ma è avvenuto anche altrove nel mondo. Nelle ultime elezioni francesi il 42% degli operai ha votato per la Le Pen. Nelle ultime elezioni americane Trump vince esattamente perché prende i voti dei ceti più deboli, degli ultimi. Io penso che Articolo 1 abbia questo scopo in Italia e abbiamo scelto, pensandoci, questo simbolo perché pensiamo che rappresenti con grandissima forza cosa noi vogliamo essere. Io lo ripeto in giro per l'Italia, il nostro Articolo 1 è in qualche modo un programma, un progetto, perché purtroppo l'Articolo 1 ancora non è realizzato. Ed è un articolo potente, fortissimo, dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo è il primo pezzo, la prima parte dell'articolo 1. E ogni volta che lo pronuncio mi chiedo: ma com'è possibile? Come spieghi che quello è il primo articolo della Costituzione a un ragazzo che è senza lavoro? Come lo spieghi ad una persona di 50 anni che il lavoro lo ha perso? È una contraddizione. Il primo articolo della Costituzione è negato ogni giorno 1000 volte nel nostro paese. Ora, il caso di Genova dimostra una cosa molto semplice: che il centrosinistra può esistere, che si può costruire un centrosinistra largo e che star larghi non deve per forza significare fare l'occhiolino alla destra. Si può star larghi rappresentando fino in fondo le nostre idee di sinistra e progressiste.
Voglio aggiungere un ultimo punto e chiudo, perché questo è in qualche modo una festa, un saluto, un momento di partenza anche in una campagna elettorale lunga in cui voglio ringraziare tutti quelli che si stanno impegnando. Io credo che noi abbiamo bisogno in questa nuova fase che si apre di usare due parole che spesso sono assenti nel nostro dibattito politico. Una prima parola è verità. Vorrei che questo movimento avesse il coraggio di dire la verità. Basta balle, basta con un inseguimento a chi la spara più grossa. Così si delegittima tutta la politica. Io quando torno a casa la sera, spesso tardi, e accendo il televisore, mi rendo conto di come questi dibattiti televisivi siano spesso un inseguimento sulla follia. Basta, non se ne può più. Noi abbiamo l'obbligo di dire la verità se vogliamo riconquistare la fiducia dei cittadini. E poi c'è una seconda parola che mi sta particolarmente a cuore. Abbiamo bisogno di recuperare la parola umiltà. Basta con la stagione dell'arroganza. Di entrare in sintonia con i cittadini, di capire la loro sofferenza, il loro disagio e di provare poi con coraggio ad offrire un punto di vista possibile. Bene, se avremo questo atteggiamento, coraggio, umiltà, verità, chiarezza di idee, chiarezza di proposta, capacità di comprendere cosa si muove nella società, io sono sicuro che Articolo 1 potrà essere appunto quella forza politica che salva una storia, quella forza politica che salva e in qualche modo rilancia un sistema di valori a cui teniamo moltissimo e che non sono i valori del passato, ma sono proprio i valori del futuro. Grazie.